Ancora visitatori alla mostra fotografica allestita nei locali dell'ex centrale idroelettrica di Borgo Ponte, sotto il Ponte del Diavolo. Tolentino ieri e oggi 1.3, Foro Boario, un quartiere tra passato e futuro. Ha visitato l'esposizione anche un gruppo di ospiti della casa di riposo di Tolentino, i quali hanno visto con tanta emozione l'accurata selezione di alcune foto storiche particolarmente rappresentative del terzo quadrante comunale, quello del Foro Boario. Il social group Tolentino C'era una volta continua nel proprio scrupoloso lavoro di studio e di ricerca attraverso fotografie e immagini d'epoca, con l'intento di costruire un percorso articolato per mettere a confronto la Tolentino di ieri con quella di oggi. L'esposizione continua nella logica che ha portato a suddividere il territorio comunale in quattro quadranti, mettendo a confronto le immagini del secolo scorso con fotografie attuali, scattate dallo stesso punto di osservazione, fornendo a tutti una visione oggettiva delle trasformazioni che hanno interessato negli anni palazzi, vie e piazze. Tolentino ieri e oggi 1.2, dedicata al quadrante che racchiude la zona sud-est del centro storico, da Viale Matteotti fino a Via Flaminia, Via Nazionale. La mostra sarà visitabile fino al 9 luglio con ingresso gratuito. Questa esposizione in particolare descrive la vita e le trasformazioni del quartiere Foro Boario, da sempre punto di riferimento per l'intera città. Qui ha sede la storica cartiera, scorre impetuoso il Chienti dove si andava a lavare i panni e nelle calde stagioni estive a fare il bagno, il Ponte del Diavolo, la centrale idroelettrica, una delle primissime realizzate in Italia, ed il Vallato si affacciano su quello che un tempo era uno dei mercati di bestiame più frequentati e importanti. E ancora il Formaggino, dove echeggiano i suoni degli ottoni dei musicanti, il polveroso campo, testimonianza di un calcio ormai scomparso, dove tanti tolentinati con passione, correndo dietro la palla, si sono sbucciati le ginocchia. Le storie degli artigiani e dei tanti negozianti che rendevano vivo l'intero quartiere, l'imbottigliamento delle gassose e delle bibite, le concerie. E poi l'imponente e storico Ponte del Diavolo, che da secoli fa la cerniera tra il tessuto urbano e le zone rurali, passato il quale si indossavano le calzature buone per entrare dentro il paese, lasciando le ciocchette di legno e i carri lungo la via di accesso.